Intanto Demeniuk apre la gara di salto in alto con un errore a 2.10. Secondo errore a 2.10. Ancora Demeniuk. Mamma mia. Una distrazione, vabbè, due. Due sono tante, anche perché parliamo di un atleta di alto livello. Anche Dumitrake ha sbagliato una, addirittura sull'altra pedana. Sì, sull'altra pedana di 2.10. E qui siamo con i 3.000 siepi che hanno due azzurri nelle due semifinali. Nella prima il triestino Patrick Nasty, bravissimo a scendere gradualmente l'atleta seguito da Roberto Furlanic, migliorare gradualmente fino a portarsi per la prima volta quest'anno sotto gli 8.30, e nell'altra ha fatto il minimo per i giochi olimpici, l'ha fatto al Golden Gala romano, Iuri Floriani, uno tutti e due del nord-est, uno di Trieste. Come si ricordava, Nasty, che è cresciuto nel Marathon Huawei Trieste, adesso le Fiamme Gialle. Iuri Floriani, trentino, che fa un po' la spola, visto che ha sposato Angela Rinicella, palermitana di Altofonte, la città di Salvatore Antibo e non solo. Un po' la spola tra Trentino e Sicilia. Patrick Nasty, un altro miglioramento per questo ragazzo, sempre molto posato, bravo, senza tanti grilli per la testa. E questa gara ci sono i fenomeni, questa batteria, che sono, viene in mente, Mekhissi Ben Abbad, diciamo Mekhissi, non ama essere chiamato anche con il secondo cognome, Majidin Mekhissi, già secondo ai giochi olimpici, si torna indietro di 4 anni, sfiorato il record d'Europa, quello dei Boabdellah Tari. L'anno scorso a Monte Carlo fece a botte, protagonista di un match di box con Mehdi Bala, e tutti e due vennero squalificati per un anno nelle gare in cui non rappresentassero la squadra nazionale. Sono compromesso, scelta la federazione francese. Nordin Ghezzar, sono praticamente in serie i magrebini di Francia. Nella prossima ci sarà Iuri Floriani, i primi 4 passeranno il turno, e addirittura 7 tempi di ripescaggio, forse un po' troppo, nel senso che così si favorisce la seconda, un po' troppo la seconda batteria di semifinale. Nella prima sono in 13, nella seconda in 12, forse un po' più piazzamenti senza fare ricorso al ripescaggio. Mekhissi, 8.02.09 l'anno scorso a Parigi Saint-Denis, tutti questi prima di andare a litigare a Monte Carlo, a Fonvieille. Tutti questi recuperi di tempi obbligano a correre da subito, perché poi non si possono fare conti e calcoli particolari. Soprattutto per le seconde schiere, perché poi i primi. Anche bei personaggi, appunto Majidin Mekhissi, Francia, Antonio David Jiménez, Spagna, Nordin Ghezzar, quindi due i francesi di origine magrebina, Hakan Duvar, turco, Halil Akkas, altro turco, Patrick Nasty Italia, James Wilkinson e Rob Mullitt britannici, e c'è Jukka Keskisalo, che nel 2006 fra la sorpresa generale, ma poi confermò quella sorpresa nel senso che fece eccellenti risultati, Jukka Keskisalo vinse il titolo europeo. Poi Aleksandru Ghinea, romeno, due polacchi, Krzysztof Zawewski e Łukasz Parszczynski, e Alberto Paulu, il portoghese. C'è qualcuno che prende e va, uno dei due turchi dovrebbe essere Halil Akkas, o a recitare il ruolo un po' di gregario, Hakan Duvar, infatti proprio lui. Nasty all'esterno, un ragazzo molto alto, miglioratosi a 8.29 proprio di recente. Infatti si porta avanti perché, stando dietro, ci sono anche rischi di poter cadere, di rimanere intruppati nel, si apre bene sulla siepe per allargarsi, non rimanere bloccato o inciampare con gli altri. L'8.29 ottenuto a Huelva, Andalusia, il meeting internazionale di buon livello. Duvar, coraggiosissimo. Lanci ancora sopra gli 80 metri,
sta per lanciare Igor Janik, il polacco, ha annullato il lancio anche atleta molto forte come Einar Kowals. Arriva un quasi 83 ed è di Igor Janik, sopra gli 80 fino alla linea quasi degli 83, eccolo qua, una registrazione proprio di qualche secondo fa. Kowals, medaglia d'argento a Pechino, aveva annullato. Ed eccolo il risultato, 82-37 per Janik, che fa il meglio della sua stagione, lui che ha un primato di 84-76. Primo chilometro, 2:49-37, che è un bel andare, quasi da meeting, sì. Non da gara tattica. Parlo dei 3.000 siepi. Oh, sono andati a sbattere il turco con quel saltatore in alto che dovrebbe essere il cipriota. Jannois. Tanto errori in pedana, sta per saltare Eugenio Rossi, Repubblica di San Marino. Mentre Demian Juk in extremis è riuscito a rimanere appiccicato alla gara nel gruppo A, la stessa pedana di Silvano Chesani. Dmytro Demian Juk, uno da 2:35, quest'anno però ha saltato solo 2:26. Eugenio Rossi al secondo tentativo, sammarinese come detto. Kyriakos Ioannou sulla stessa pedana, Mikel Ananik quest'anno ha fatto 2:31 li ha fatti anche Silvano Chesani, anche se al coperto. Sbaglia per la seconda volta Eugenio Rossi. Va in pedana Veseli e hanno inquadrato per un lungo periodo Zelesny sull'anello, eccolo qui. Eccolo qua. Ha vinto 3 volte i giochi olimpici e una volta ha sbagliato veramente di centimetri quando era giovane. E questo è un lancio che può tenerlo a galla, gli 80 non sono lontani. Miglior lancio 82-37, quasi qualificazione automatica per sembra Igor un po' contratto Janik. Igor Janik, il polacco Wessel, quest'anno capace di ottenere l'88-11 ai Bislett Games, sono la prova Diamond League dell'atletica, il meeting. 78-45, attualmente quarto, è sempre davanti, eccolo qui il turco Duvar, si tiene nella parte alta Patrick Nasty, poi c'è la coppia di francesi imbattibile, poi c'è Halil Akkas, è proprio bravo Patrick Nasty. Duvar, Ghezar, Nasty quinto. Deve rimanere attaccato qui adesso perché il prossimo giro e mezzo è adesso che si fa la gara. Sì. Tanto non deve farli andare via, deve rimanere, ecco così, bravo, ha risposto bene. Eccolo, si vede adesso. Non è un fulmine di guerra nel finale, che qui mezzo passo per la barriera, 5:41 al secondo chilometro, è in linea per poter fare il suo primato, l'azzurrino, ragazzo classe 1989, 22 anni, i 23 deve ancora compierli. Duvar potrà anche essere preso, da dietro viene su qualcuno, ma reagisce comunque, è andato a prendere Halil Akkas, in teoria più forte di lui, che resta un po' sul posto. Due giri alla fine, i due francesi ad inseguire, splendida gara di Patrick Nasty. Deve tenere adesso, insistere questo giro perché è fondamentale che rimanga, di rimanere attaccato. Intanto è arrivato il primo lancio ed è di un finlandese, figuriamoci, il boato Arimannio, primo qualificato. Grande gara di Patrick Nasty, perché tutti quelli davanti, a parte Duvar che è alla ricerca quantomeno del buon tempo, ripeto, da 8:23-22 sono più forti di lui. Viene su molto bene Patrick Nasty, gara strepitosa. Se tiene,
fa un bijou, Akas si è fermato, deve stare lì perché Akas è finito, atleta da 8-18 non quest'anno, 84-31 primo lancio oltre gli 83 di qualificazione immediata per Ari Magno. Splendida gara per Patrick Nasti con i due francesi ed era scontato, con Duvar che adesso è stato preso, potrebbe essere stanco, e con Parshinsky, Łukasz Parshinsky, tutta gente nettamente più forte sulla carta almeno di lui. Manca un giro, va addirittura ad insidiare uno dei due francesi, il meno quotato, ma è comunque di livello assoluto, Nordin Ghezar, atleta da 8. No, ha capito che gli altri non avevano ritmo, benissimo, e deve stare dai, lì. C'è il suo primato, e mentre hanno ceduto tutti, persino Parshinsky, molto bene, bravissimo Patrick Nasti dietro ai due francesi. Deve tenere adesso, deve sforzarsi al massimo di stare attaccato ancora il più possibile, gli altri due andranno via in volata. Tenere ancora un po', poi è fatta. E magari l'appetito viene mangiando, avvicinarlo quantomeno il primato. Le condizioni adesso per un 3000 siepi sono ideali, la temperatura è quella giusta, la pista non è più tanto bagnata. Però non così come prima. È vero che entrando nell'acqua tutte le volte che saltano la riviera, quindi in qualche modo... Splendida gara per il Giuliano. Tutto si poteva immaginare, purché questa splendida gara di Patrick Nasti, sempre detto che è un ragazzo davvero in gamba, si guarda indietro. Deve spingere, deve spingere. Dai, che a questo punto facciamo il primato. Dai che c'è il primato. Vai fino in fondo. 29. Ma forse non si è ancora reso conto di questo. No, non l'avrebbe fatto. Vince Mekissi 8:31.06. Nordin Ghezar terzo 8:33-8:34 per Patrick Nasti. Bravo. Amplissimamente al di là di ogni più rosea aspettativa. Tanto correndo anche bene tatticamente, è sempre stato, quando ho visto che... un chilometro in 2:49 per i primi, lui comunque avrà fatto un 2:52. No, ma poi ha governato bene la gara, ha sempre controllato nelle... Governato no, ma ha controllato nel modo intelligente. Sveglio. Questo è proprio un ragazzo sveglio. Già dal primo giro, visto che si era staccato il turco, si è portato avanti per non rimanere dietro intruppato, ha gestito bene tatticamente. Tutto alla perfezione dal punto di vista tattico. Allora, 8:34.08 per Patrick Nasti. Complimenti infiniti per questo ragazzo che è sembrato un consumato professionista, l'atleta triestino delle Fiamme Gialle, allenato come si diceva da Roberto Furlanic, che è ultimo limitare d'Italia al nord-est, ha tirato su una squadretta assolutamente niente male, sia al maschile che al femminile, anche se qualche problemino fisico fa rendere che bevi l'acqua un po' meno la promettente calabrese di origine, e stavo per dire naturalizzata a Triestina, no, trasferita a Trieste ancora da giovane, da piccola. Majedin Mekissi Benabad, no, non dico più Benabad perché questo mena. Mekissi 8:31.05 Francia, Nordin Ghezar Francia 8:31.33 terzo, Patrick Nasti Italia 8:34.08 quarto, Łukasz Parshczynski, Polonia, 8:35.05. Questi sono i qualificati. Addirittura ha lasciato dietro gente come Antonio Davide Jimenez, si è ritirato a Lilla Kass, che forse, anzi sicuramente non è arrivato qui al meglio, a Kass che è uno da 8:18. Anna Skovals, Elisabetta Caporale. Patrick Nasti, anche lui stupito un attimo. Momento. Un Patrick Nasti stupito anche lui stesso da quanto ha fatto. No, diciamo che la qualificazione non era impossibile, comunque era a metà, però pensavo molto più difficile. Invece, vista la gara, mi sono messo dietro i francesi, ho visto che dietro si staccavano, ero terzo, non pensavo a metterli, pensavo con i tempi magari. Per quello pensavo magari di dover cominciare a correre forte prima per i tempi di pescaggio, ma nei primi quattro così non pensavo, poi così facile. È stata definita la tua gara una gara strepitosa, ma è vero, l'abbiamo vista anche da qui, veramente una bellissima prestazione. Cos'è, l'aria della Finlandia per la tua gara? Va bene. Ah, a me piace il fresco, anzi a me piacciono proprio i paesi di Scandinavia, per dire, le ultime settimane adesso ero in montagna a Livigno e là sto al fresco, quindi qua mi trovo bene. Va bene, benissimo. Senti, dimmi un po' le tue impressioni, questa essere qua con tutta la nazionale. Ma per me già essere qua era l'obiettivo, cioè, qualche anno fa era l'obiettivo di una vita, già arrivarci anche. Tuttora potrebbe essere quasi più di una carriera, insomma, ho fatto il minimo 7:08.30, adesso pure in finale, meglio di così, no? E come dice qualcun altro, ogni tanto l'appetito viene mangiando, insomma, adesso... Non bisogna, quel senso, uno deve lavorare, poi quel che viene, però
se non risultati non è che bisogna accontentarsi, ecco, bisogna sempre cercare di far meglio. Ma ecco, la cosa bella è che tu hai ottenuto la qualificazione per venire qui, hai ottenuto il tempo e non ti sei accontentato. E quello è, non bisogna mai farlo. E qualcuno lo fa. Io non lo faccio. Benissimo. È disarmante, Elisabetta. È disarmante, ma noi, tu lo sai, tutti noi apprezziamo questo tipo di atteggiamento, credo anche chi ci segue da casa, no Franco? Sì, no, ma è proprio disarmante perché dice le cose con una, le ha eseguite con una facilità che lascia stupefatti. Eh sì, lo salutiamo, lo mandiamo un po' a riposare. Ah, certo. Grazie a tutti. Tant'è. E grazie anche a Guardia di Finanza. Non so se sarei qua, se no. Grazie a te, padre, complimenti.